see. Grazie, Super Nathan, sei il mio eroe! Non ho fatto niente. Io ti amo tanto. Anch'io ti amo, Marinette. Nathan! Oh. Che cosa stai disegnando? Come? Che cosa? Se pensi di alzare la tua media in fisica in questo modo, sei fuori strada. Mi dispiace. Sì, immagino! Vai immediatamente dal preside e mostragli i tuoi stupidi schizzi. Con lui sì che dovrai scusarti. Oh. Oh, guarda, Sabrina, è lui! Si è disegnato come un supereroe! E indovina chi salva? Marinette! È proprio innamorato di te, Marinette! Ridammelo! Basta così, Nathan, fuori! Ah, gli artisti sono così sensibili! Sì, perfetto! Vola da lui, piccola Akuma, e oscura il suo cuore! Non ti dà fastidio che il tuo talento non venga riconosciuto? Dessinateur, io sono Papillon, grande appassionato di arte e ansioso di darti il mio aiuto. Se lo accetti, però, mi darai qualcosa in cambio. Dovrai recuperare due oggetti che mi interessano. Mi dica quello che devo fare. Il prossimo gruppo che esporrà la presentazione sarà quello di Nino, Adrion e Alio. Sì! Ah, la solita fortunata. E successivamente toccherà al gruppo di Sabrina, Chloe e Marinette. Oh, la solita sfortunata. Così? Potrebbe mettere quella lì in un altro gruppo? Sabrina e io lavoriamo meglio da sole. È una presentazione di gruppo, non di coppia. Arrangiatevi. Io detesto arrangiarmi. Non è che per caso vuoi fare a cambio, magari? E stare con quelle due odiose? No, grazie, ma tranquilla, parlerò di te a chi sei tu quando lavoreremo alla presentazione. Sei la numero uno! No! Sei impazzita, Sabrina? Io non ho tempo da perdere su una stupida presentazione. E poi ora c'è Marinette che può aiutarti. D'accordo, come vuoi, la faremo senza di te, non preoccuparti. Va tutto bene? Ma certo, lasciaci in pace! Allora, perché non hai tempo per la presentazione? Fatti gli affari tuoi, piccola ficcanaso! Visto che faccio parte del gruppo, sono anche affari miei. Tranquilla, Marinette. Tu e io ci occuperemo di fare la ricerca e scriverla. E poi Chloe la presenterà alla classe. È equo, no? Non è equo per niente! È così che funziona tra voi! Certo! Ha sempre funzionato così, sin dalla prima. Io le faccio i compiti. E siamo migliori amiche da allora. Hai qualche problema? Andiamo, Sabrina. Sabrina, Chloe sta approfittando della tua disponibilità. Non dovresti obbedire a tutti i suoi ordini. Le vere amiche non si comportano così. Non solo sono la sua migliore amica, sono anche la sua unica amica. Quindi fa bene ad assecondarmi, perché senza di me non avrebbe nessuno. Io al suo posto preferirei stare da sola. Affari tuoi? Come ho detto, ho cose più importanti a cui pensare. Ho le doppie punte e le magiche forbici di Jean-Claude mi aspettano. Ta-da! Marinette! Non riesco a credere che tu abbia tenuto testa a Chloe! È stato incredibile! Sì, ma si fa così tra amiche. Quindi siamo amiche! Non vedo l'ora di stare un po' con te, una nuova migliore amica che mi aiuti con la presentazione! Tu e io ci divertiremo un sacco insieme e dopo l'esposizione racconteremo alla professoressa la verità su Chloe, ci stai? Sì, ci sto! Evviva! Ci vediamo in biblioteca, amica! Avrete 10 ore per realizzare il vostro capo e dovrà essere una creazione originale. La vostra opera verrà giudicata da uno dei più grandi stilisti contemporanei, il famoso Gabriel Agreste, padre del nostro studente Adrion Agreste. E Adrion farà da modello per il capo vincente nel suo prossimo servizio fotografico. E ora annunciamo il tema di quest'anno, che sarà la bombetta. La bombetta? Una bombetta, una bombetta, una bombetta, una bombetta. Non ho mai creato una bombetta. Ho cilindri, berretti, perfino elmi con le corna. Ti serve un basco? Io ce l'ho. Un sombrero? Non hai problema. Ma una bombetta? Ma perché me la prendo tanto? Probabilmente mi renderò ridicola a questo evento. Inciamperò sulla mia stupida bombetta e cadrò dritta sul signor Agreste. Gli farò rompere l'osso del collo e Adrion mi odierà. Non potrò mai diventare una grande stilista. La mia vita è finita. E tutto questo per una bombetta? Fammi vedere il tuo album.
Sono sicura che troveremo qualche idea. Lascia stare, io sono un vero disastro. Probabilmente alla fine rovinerò tutto. Wow, Alia, ma che bei modelli! Non immaginavo che avessi tanto talento. Grazie, Adrian, ma non è mio il merito. Questi magnifici modelli sono opera di Marinette. Che classe, eh? Sei incredibilmente dotata, Marinette. Hai davvero ottime possibilità di vincere. Sì, a me piace realizzare creazioni che... che vanno in alto. Che si abbassano. Sì, insomma... Grazie. Prego, e buona fortuna. Spero di indossare la tua bombetta al servizio fotografico. Devi avere un po' di autocontrollo, Marinette. Hai sentito? Adrian pensa che tu possa vincere il concorso? Hai visto com'era colpito Adrian dalle creazioni di Marinette? Ma certo che ho visto! Lei vincere il concorso? Mai e poi mai. Quando Adrian vedrà la mia creazione, supplicherà suo padre di farmi vincere. Oh, questo è sicuro, Chloe. Sei una campionessa nata. Le tue idee faranno restare tutti a bocca aperta. Ci puoi scommettere. Appena riuscirò a mettere le mani su quell'album. Mancano solo 9 ore al grande evento. Oh, devo andare in un posto tranquillo per trovare l'ispirazione. A più tardi! È il momento di cercare la prossima vittima, mie perfide Akuma, e di sconfiggere finalmente Ladybug e Chat Noir. I loro Miraculous devono essere miei! È difficile essere creativi quando si è sotto pressione. Marinette, tu salvi il mondo sotto pressione. Per te ideare un cappello sarà una passeggiata. Un cappello da passeggio elegante ed ecologico. Ciao, amici miei, buongiorno! È uno splendido pomeriggio! Oh, Edgar, che eleganza! Oh, fantastico! Sei davvero bravo, piccolo! Filate, uccellacci! Quante volte devo ripeterglielo, signor Ramier? Non deve dare da mangiare ai piccioni! È severamente vietato! Se tutti facessero come lei, lascerebbero escrementi tossici ovunque! Ma chi nutrirà i miei poveri piccioni? Tutti i guardiani sono avvisati, signor Ramier! Lei è bandito dai parchi di Parigi! Vada via, o dovrò chiamare le autorità! Un momento, sono io l'autorità. Sparisca! Poverino, mi fa un po' pena quel signore. Anche se era un pochino strano, sembrava un uomo uccello. Se avesse indossato una giacca fatta di piume sarebbe stato perfetto. Una giacca di piume? Ottima idea, Tiki. Faraone, io sono Papillon. Grazie a me adesso hai gli stessi poteri delle antiche divinità. Ma dovrai farmi un favore in cambio di questo dono. La mia preziosa Nefertiti tornerà presto in vita. Ah, questo gioco mi sta facendo male agli occhi. Guarda attentamente, qui si vede proprio bene. Ehi, tu! Todd, donami tempo! Alia, nasconditi! Fuori da qui, subito! Dobbiamo fermarlo! Tiki, trasformami! In diretta per voi, amici di Lady Blog, sono sulla scena ancora prima di Lady Bug o Chat Noir. È pazzesco! Wow, adoro come cambia maschera! Dovremmo farlo anche noi! Dobbiamo intervenire! Blog, trasformami!
Lo sai che quello è considerato un furto? Io non rubo niente, riprendo ciò che è mio di diritto. Sarebbe un tuo diritto se fossi il vero faraone, ma non lo sei. Ed ecco Ladybug in azione. Se sto sognando, non svegliatemi. Ladybug mi ha salutata, non ci credo, che grande emozione. No! No! Sekhmet, donami la tua potenza! Molto gentile da parte tua aprirmi la porta. Dormi, gattone! Non fate come lui! Non è ora di dormire, amici miei! Ciao! Il tuo viso! Il fatto ti ha messo sul mio cammino! Vieni con me! Ehi, toglimi le mani di dosso! So camminare da sola! Ehi! Oh, non può essere! Lasciala andare! Ti fai scudo con un essere innocente! Sei un vigliacco, faraone! Ma sono molto più potente di voi! E non dimenticate, tutte le notizie dietro le quinte si trovano sul mio blog! Alia è una ragazza davvero coraggiosa. Se per coraggiosa intendi esuberante, spericolata e incosciente, sì, è proprio lei. Dai, fa qualcosa per uscire da qui, Chat Noir. Cataclisma! Come riusciremo a trovarli? Alia trasmette in diretta sul suo blog. Ciao a tutti, qui è Alia che vi parla in diretta dalla spalla di un terribile cattivo. E la storia continua, restate connessi! Va avanti, io ti raggiungo appena il mio Miraculous si sarà ricaricato. Sbrigati, dovremo essere in due per sconfiggerlo. Passiamo alla prossima fase. Anubi, risveglia le mie mummie! Presto saremo di nuovo insieme, mia Nefertiti. Minodorato amore perduto. Questa sì che è una grande notizia per il mio blog. Mi scusi, faraone, ma che cosa succederà esattamente? Compirò il sacro rituale per riportare in vita Nefertiti. Ho capito, parla dell'incantesimo del papiro, giusto? Esatto, le 100 mummie e l'offerta. L'offerta? Quale offerta? Per convincere Ra, il dio del sole, a restituirmi la mia dolce principessa, devo dargli qualcosa in cambio. Un'anima pura. Wow, non è facile da trovare. Buongiorno, impostore. Chi ti parla è Papillon. Una volta liberato di Chat Noir, potrai prendere il suo posto e Ladybug sarà tua per l'eternità. Il solo pensiero mi fa fare le fusa. Ma dov'è finito? Perché mi guardi in quel modo? Non l'ho mangiato, io lo giuro! Come si ascoltano i messaggi su questo? Casa? È Adrian! Sta cercando il suo telefono! E se riesce a rintracciarlo, capirà che glielo ho rubato! Sarò arrestata per furto, passerò il resto dei miei anni in prigione! Ancora peggio, non potrò mai andare al cinema con Adrian! Marinette, devi imparare a distinguere realtà e fantasia. Lo so, a volte sembra impossibile anche conciliare l'essere Marinette e l'essere Ladybug. Ciao, questa è la segreteria di Adrian. Lasciate un messaggio. Deve essere ancora in palestra. Sì, è proprio. Non fate caso a me, sto solo rubando questo dipinto. Badate agli affari vostri. Ehi! E ora una notizia incredibile. Il Louvre è stato teatro di un furto sensazionale. Alcuni video amatoriali mostrano senza ombra di dubbio che il ladro non è altri che il celebre supereroe Chat Noir. Questo dipinto è davvero gattastico! Ha detto gattastico? Non solo è un impostore, fa anche delle battute atroci! E ora buone notizie per gli amanti della lancia. Ovviamente Adrian ha uno smartphone super tecnologico e costoso. Non riesco neanche a capire come funziona. Forse aiuterebbe togliere quei buffi guanti? E rischiare di lasciare impronte è fuori questione. Problema risolto?
Quasi, non ho ancora cancellato il messaggio, ma ci sto lavorando. Non ci credo, hai rubato il suo telefono. Sì, no, insomma, ho intenzione di ridarglielo. Anzi, dove sei? Mi farebbe proprio comodo una mano. Non posso, sto aspettando ulteriori dettagli al Louvre per la rapina di Chat Noir. Come? Qualcuno ha rapinato Chat Noir? Ma no, non hai sentito la notizia? Chat Noir è entrato e ha rubato la Gioconda. In pieno giorno, Ladybug starà sicuramente arrivando e io non voglio perdermela. Aspettami, verrò più tardi. Ok. Chat Noir ha tanti difetti, ma non è un ladro. Indaghiamo! Kiki, trasformami! Ehi, state calmi, c'è uno scambio di persona. Quel ladro è un impostore, io sono il vero Chat Noir. Mi faccia vedere dove è avvenuto il furto. Ho un talento per trovare gli indizi, sa, ho un occhio di lince. Ma certo, vieni con me e grazie per l'aiuto, Chat Noir. Io sono il vero Chat Noir! Sono molto più raffinato di quel tizio! Il gattino è in gabbia, ripeto, il gattino è in gabbia! Signor Sindaco, è impossibile! Deve esserci per forza una spiegazione! Il gattino è in gabbia, Ladybug! Non crederete di tenerlo su, su, lascia fare agli esperti, Ladybug! Abbiamo la situazione sotto controllo! Ladybug e Chat Noir hanno salvato Parigi ancora una volta. E Marinette spera di finire in tempo il suo cofanetto segreto. A che cosa ti serve il cofanetto, Marinette? A nascondere il mio diario pieno di segreti. Cioè tutti i tuoi segreti? Non dirmi che scrivi tutto ciò che fai in quel diario. Sì? Qual è il problema? Beh, primo, se qualcuno lo legge scopre che sei Ladybug. E secondo, se qualcuno scopre che sei Ladybug. Non c'è nessun rischio, prova, Tiki. È un cofanetto inviolabile. Ieri il signor Bourgeois è stato rieletto sindaco di Parigi per la quarta volta. Eccolo con sua figlia dopo l'annuncio dei risultati. Ah, guarda Chloé, sembra che sia lei il sindaco di Parigi. Oh, a proposito, l'elezione dei rappresentanti di classe è domani. E allora qual è il problema? Chloé ha deciso di candidarsi, ma a lei non interessa nulla degli altri studenti. Ha occhi soltanto per se stessa. Allora forse dovresti candidarti? Mi piacerebbe, ma non pensi che io abbia già abbastanza impegni? Tutti i giorni devo salvare Parigi e fare i compiti. Sì, ma se credi veramente in qualcosa, devi portarla avanti. Meglio provare e fallire che non provarci affatto. Può darsi. Devi smetterla di sottovalutarti, Marinette. In confronto a lui, Armand d'Argencourt, insegnante di scherma al liceo François Dupont, ha raccolto una percentuale di voti estremamente bassa. In verità, d'Argencourt ha ottenuto il minor numero di voti della storia. Oh, farò tardi a scuola, come al solito, vedi? Ciò dimostra che ho troppo da fare. Chloé propone la sua candidatura come rappresentante di classe e Sabrina sarà la sua sostituta. Chi altro vuole candidarsi? Sì, Kim? No, niente. Mi dispiace, io ho perso l'autobus. Sono raffreddata. Chloé si è ricandidata. Lei è sempre stata rappresentante fin dall'asilo. E tu perché non ti candidi? Sono sicura che saresti una super rappresentante. Non se ne parla, il mio blog mi porta via tutto il tempo. Bene, avete tempo fino alla ricreazione per riflettere sulla vostra candidatura. Spero che tu abbia capito. È tutto chiaro? Allora, che cosa ti ha detto Chloé stavolta? Che non uscirà più con te? No, ha minacciato di rivelare che ho paura dei ragni. Mi ha anche detto che se mai mi presentassi non potrei più fare decoupage al club. E io adoro ritagliare figure di carta e incollarle su oggetti. Io me ne infischio di fare la rappresentante, la tua scusa qual è? Ecco, io sono troppo impegnata. A fare che cosa? Ad arrivare in ritardo? Ma no! Insomma, ecco... Certo, mi candiderei se non lo facesse nessun altro. Ci sono altri candidati che vogliono presentarsi oltre a Chloé e Sabrina? Dato che Chloé e Sabrina sono le uniche candidate, non serve una votazione, quindi Chloé e Sabrina sono... Mi candido! Splendida notizia! Dovrete fare una campagna e preparare un discorso per domani, giorno della votazione. Allora...
Ora sentiamo, qual è il tuo programma? Quali sono le tue proposte? Le mie proposte? Non ci ho ancora pensato. Perché mi sono messa in un guaio simile? Sei troppo forte, Marinette! Hai lasciato parlare il tuo cuore? Eri così spontanea! Grazie. Se vinci, puoi chiedere delle sedie comode? Siamo seduti così male che faccio fatica a concentrarmi. Rosa, se possibile! E sarebbe troppo forte poter ascoltare la musica in biblioteca. Ecco, io no, ma certo, forse... Certo, Giulietta. Ehi, Adrian! Marinette può contare sul tuo voto, vero? Certo, se mi piace il suo programma. Devo fare un'ottima campagna. Ho studiato il modo in cui mio padre ha vinto ciascuna delle elezioni e conto di fare lo stesso. Conosco il segreto per vincere. Bisogna avere un buon programma. Molto divertente. Il segreto per vincere in politica è rovinare la reputazione del tuo avversario.